Prima vittoria della Spal che vediamo in attacco dopo due pareggi e una sconfitta. Il risultato è forse un po' generoso perché il Bari non ha mai subito e anzi ha reagito in modo determinato una volta in svantaggio. Anche prima ha saputo creare pericoli per la rete difesa da Renzi. In questo caso, su azione di libera, solo il palo salva la Spal dal tiro di Belluzzi. Primo tempo quindi abbastanza equilibrato, con possibilità per l'una e per l'altra squadra di andare a segno. La Spal ha ancora qualche cosa da sistemare nel suo attacco, dove Groppa e Gibellini possono dare molto di più. Inizio di ripresa con pressione della Spal che ottiene numerosi calci d'angolo. L'area barese è affollata, il gol è nell'aria. Al terzo, su angolo battuto da Gibellini, Ferrari raccoglie una respinta della difesa e scaraventa in rete. 1-0 e gol partita. Nel folto gruppo centrale della classifica, la Spal si colloca a metà, sorpassando un Bari che comunque ha ancora buone possibilità di migliorare.